Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. È doveroso fare un accenno ai fatti successi questa settimana, senza entrare nel merito. Io mi auguro che ci si possa lasciare alle spalle questa pagina, questa brutta pagina, che ha portato il nostro Paese all'onore delle cronache nazionali. Ci tengo a dire ancora una volta che non saranno due, tre o quattro commenti idioti a etichettare il nostro Paese come razzista. E se ci deve essere un momento per lavorare, per cercare di sradicare anche in quelle poche persone l'idea dell'odio razziale o l'idea che esistano razze nel genere umano, dobbiamo impegnarci tutti insieme per far sì che ciò cambi e che questa nostra società possa migliorare. Oggi è il 18 di novembre e nel pomeriggio mi recherò insieme ad alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale a Cittadella in provincia di Padova. Cittadella è la città appunto dove risiede il nostro concittadino onorario Enrico Vanzini. Andremo lì perché oggi è il suo 100° compleanno. Porteremo gli auguri dell'amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità. Voglio fare un appello all'intera cittadinanza, a tutte le persone che si vogliono mettere a disposizione per aiutare il prossimo o essere utili all'intera comunità. Nel nostro Paese esiste un gruppo importante di protezione civile, un gruppo che mai finirò di ringraziare per la loro opera a servizio della cittadinanza e di tutta l'Italia, perché poi quando succede un'emergenza questi vengono chiamati anche per emergenze fuori dal nostro Paese. Il gruppo è in cerca di volontari. Se si vuole entrare a far parte della protezione civile, le strade sono due: andare in sede della protezione civile, che accesso in piazza Gramsci il giovedì sera, oppure andare presso il comando di polizia locale per chiedere tutte le informazioni necessarie. Gli eventi della settimana: questa sera alle ore 21 in Aula Magna Benvenuto Piazza di piazza Alfredo di Dio, il Pane di San Martino presenta una serata dedicata alla colletta alimentare. Domani sera, sabato, alle ore 21, sempre in Aula Magna Benvenuto Piazza, un concerto di pianoforte e flauto traverso. Questo concerto apre gli eventi per la giornata dedicata alla violenza sulle donne. Per chi fosse interessato, è ancora aperta presso lo spazio Optium la mostra dal titolo Colore Viola. Non mi resta altro che augurare a tutti un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!